Buonasera ragazzi, ben ritornati su No Man's Sky. Io sono Nikim. Oggi con una piccola sorpresa, il team di Hello Games ci sorprende con un aggiornamento importante, ovvero. Forse già si nota perché sto notando un po' di differenze, ma hanno modificato, guardate che c'è qui, la mia nave è stata completamente modificata a cazzo. C'è anche gente, se vedete, perché è uscito il nuovo aggiornamento Endurance. In poche parole, hanno fatto un mega gigantesco, iper enorme aggiornamento di quality of life, ma non solo, per i mercantili. Stavo dicendo, mentre esploro la fregata, sto contando se le cose che ho messo effettivamente sono rimaste, vedo di sì. Infatti forse non ha modificato i corridoi più vecchi. Qua vedo novità. Perché io immaginavo che sarebbe successo un po' di tutto. Oh God, mi hanno tolto le scarpe. No, vabbè. Niente, non ce la faccio, ragazzi. Saliamo con la maniera più classica. Mi hanno tolto la scala e ne hanno messo una nuova. Stai dicendo come cazzo faccio a raccogliere le piante che stanno di sopra? Effettivamente il problema si è autorisolto. Penso che abbiano randomicamente generato tutto, ma abbiano fatto in modo di preservare quello che era già costruito. Quindi qua ci sarà un'altra scala, immagino. Sì. Questa stanza è nuova, prima non c'era. Guardate, sono elettrizzato perché ovviamente quando escono cose nuove viene da sé che si vuole scoprire quanto è stato modificato e quanto c'è da modificare. Ok, questa è tutta la vecchia zona agricola. Vecchia, ragazzi, perché cazzo siamo nello spazio? Perché questa, ragazzi, era la mia farm pre-aggiornamento, quindi l'hanno mantenuta così perché hanno aggiornato anche i moduli di farming per fare piano. Ci hanno messo un sacco di roba. Ora vi elenco tutto, raga. Ho qui la patch note. Mi rendo conto che sarà un po' turbolenta come cosa, come aggiornamento, però va fatto. Ok, la mia stanza da lavoro è più o meno rimasta la stessa. Qua ci sono i depositi. E nulla è stato toccato, per fortuna. Kif. Allora, ragazzi, questo è l'equipaggio. Cosa che prima non c'era. È stato aggiunto con questo aggiornamento. Va bene. Allora vado al ponte di comando intanto. Ah no, l'hangar. Ah, ecco, è noi il teletrasporto. Guardate che bello, raga, che bello. E se scale, mo dove portano? Perché intanto guardiamo l'hangar dall'alto. Sembra un hangar adesso, guardate con le gru, cioè, guardate che spettacolo. Tutte le mie bellissime navi. Il numero di navicelle dovrebbe essere invariato, quindi ne possiamo avere adesso 9, se non ricordo male, prima erano 6. Là c'è un altro teletrasporto sicuramente. Vediamo le scale se portano da qualche parte, perché poco fa ho provato a salirle, ma. What? Ah, ok, hanno messo la porta laterale, quindi non è più. Hanno modificato questa stanza. Raga, per chi non se lo ricordasse o non lo sapesse, prima la porta per andare all'hangar era da questa parte, era di qua, praticamente qui in mezzo, ma ora l'hanno modificato e quindi è cambiato tutto.
Vediamo la partita. Tra l'altro hanno messo anche la possibilità di costruire stanze per esterno, quindi si può andare fuori. Qua hanno aggiunto roba, vediamo. Acquista potenziamenti. Sì, guarda che c'è qua. Stanza biologica. Doppia camera. Corridoio mercantile in vetro, questo è per guardare l'esterno, ragazzi, perché hanno messo le finestre, adesso si può guardare l'esterno, finestra, porta stagna, si può uscire fuori, ragazzi. Pedana esterna, piattaforma esterna, modulo scava, sala industriale, queste cose, ragazzi, dovrò costruirle tutte. Ora mi devo organizzare perché giustamente dovrò rivoluzionare tutto quello che c'è nel mercantile. Stanze di stoccaggio, modulo mercantile personalizzato. Questo, se non ricordo male, dovrebbe essere, in poche parole, hanno aggiunto il carico del. Questo è, ragazzi, non fate confusione, questo è lo stoccaggio, i container. Questo invece è il carico proprio del mercantile, come un po' come la navicella. Questo si può upgradare, come si aumenta diciamo lo storage generico. Qua vedo che hanno modificato anche l'aspetto delle tecnologie. Ok. Quindi vediamo i potenziamenti quali sono. Vabbè, questi colori sono rimasti quelli che sono. Perché solo qua. Hanno aggiunto solo questa qua. Che io, raga, ovviamente comprerò. Ovviamente tutto. Vediamo la flotta come. Adesso dovrebbe esserci un'opzione, ragazzi. Poniamo il caso che io voglia. Sul Leviatano non lo posso fare. Nave organica, poniamo a caso che voglio andare qui. Ragazzi, hanno messo l'opzione di teletrasportarsi direttamente a bordo. Cioè, non, se io volessi riparare una fregata perché è danneggiata, non c'è più bisogno di andarci manualmente. Se ci può teletrasportare all'interno, il che è ottimo. Vediamo se mi fa teletrasportare. Forse no. Allora, c'è un modo per poi tornare lì? Sì. Ecco qua. Torniamo al ponte di comando. Un'altra cosa eccezionale, ragazzi, che hanno aggiunto, nella patch note ne parlerò. Adesso, ragazzi, possiamo non solo teletrasportarci dall'hangar al ponte e viceversa, ma. Mi sa che mi hanno inculato il teletrasporto, perché non c'è più. Ora si possono modificare i motori, ragazzi. Poi ne parleremo. Va bene. Allora, aspettate un attimo, che io nel frattempo. Cos'è sta cosa? Scanner. Interstellare, un potenziamento per i sensori galattici dell'astronave. Questo dispositivo permette di ottenere informazioni economiche e militari dettagliate su un sistema senza averlo visitato in precedenza. Questo è utile. Però, allora, teletrasporto. Eccolo qua. Stanza di modificatore aspetto. Sì, ma hanno tolto il. Me l'ero scordato, questo me l'hanno tolto. Questo però mettiamo, magari. Non gli do la precedenza. Sala industriale. Una camera spaziosa dall'aspetto industriale per ampliare gli spazi abitabili all'interno. Ok, ma. Se non sbaglio ci dovrebbero essere anche i moduli da lavoro. Forse sono questi. Stanza dell'estrazione stellare. Equipaggiamento mercantile avanzato, raccogli risorse, perfetto. Poi cosa abbiamo? Equipaggio mercantile integrato avanzato, lo
costruzione permette di richiamare qualsiasi exoscafo dello stesso sistema. Questo modulo è collocato come una stanza interna. Vabbè, questo in teoria me l'hanno lasciato, quindi non lo tocco. Questa è solo estetica praticamente. Essenze nutritive integrate in grado di raffinare gli ingredienti raccolti in prodotti MSTB, va bene. Questo che cavolo, abbiamo questo personalizzatore. Sono tanto la stanza vuota, senza che aggiunge niente. Una biocamera, temperatura controllata, questa è per la coltivazione agricola. Blocchiamo con la finestra. Stanza scanner, equipaggio un mercantile integrato avanzato, quindi viene usato questo scanner planetario sonda. Tutti i corpi celesti nel sistema solare locale. Perfetto, questo ovviamente è lo scanner che ti permette di scannerizzare tutti i pianeti del sistema. Invece di farlo con la navicella si fa direttamente con questo. Sala tecnologia vuota, porta stagna, finestra. Ovviamente sbloccherò tutto, ragazzi, però per sicurezza sto cercando di prendere quelle cose che hanno la precedenza, perché non mi ricordo quanti punti ho. Questo sblocchiamolo pure. Vediamo se ci arriva a sbloccare tutto. Beh, rimane il superfluo, perché rimangono le sali vuote. Va bene. Ho finito i moduli, va bene. Salviamo la partita. Allora, per la patch note, ragazzi, ve la leggo velocemente da una delle mie fregate. Ne scelgo una che mi ispira. Andiamo qua a Shunato. Olè. Allora, ragazzi, partiamo sto leggendo adesso ve la lascerò in descrizione quando questo video arriverà su YouTube. Ma adesso vi leggerò la patch note in inglese. Ovviamente ve la traduco io. Il mio inglese è un po' raffazzonato, ma dovrei essere in grado di tradurla come si deve. Scusate se sto ammirando un po' il belvedere. Andiamo qui sopra, ragazzi, state attenti quando andate alle fregate, state attenti a non cadere, perché se cadete morite nello spazio aperto e poi andate a recuperare le risorse. Allora, cominciamo. Purtroppo non sono parcheggiato in un bel pianeta, quindi la visione sarà un po' squallida, ma vabbè, ci accontentiamo. Ma vi faccio vedere la fregata spaziale, che più bella. Allora, tutti i mercantili sono stati rinnovati, quindi quelli che già possedete, come il mio per esempio, avete notato, alcune cose sono state mantenute, altri aspetti invece sono stati modificati. Quindi non è stato molto invasiva come cosa. L'unica cosa che hanno tolto dal mio mercantile, come abbiamo visto, è stato il teletrasporto, perché adesso c'è la stanza dedicata per il teleport e il modificatore d'aspetto. Il resto è stato mantenuto tutto. Anche il modulo agricolo precedente è rimasto intatto. Quindi, da quel punto di vista, non è cambiato niente. Però, ovviamente, hanno aggiunto decorazioni. Ora ci sta l'equipaggio, come abbiamo visto, per rendere un po' viva diciamo, l'ambiente. Conoscendo lo game, in futuro secondo me implementeranno pure delle quest con l'equipaggio. Hanno aggiunto un nuovo modulo agricolo che poi andrò a provare. Ragazzi, cosa figa, hanno aggiunto i buchi neri, nel senso, ci sono già i buchi neri, li hanno aggiunti, li hanno modificati, li hanno resi più dinamici, più belli da vedere. Infatti, verso la fine della live ci fionderemo in un buco nero.
Hanno modificato l'esterno delle fregate. Nella mia l'avrete notato per chi conosce o ha visto il video in cui spiegavo il mio mercantile come era organizzato. Il mio è stato leggermente modificato, hanno aggiunto semplicemente una patch, come lo vogliamo chiamare. Aspetta, dove schifo è il mio mercantile? Vediamo se lo riesco a vedere da qui. Possibilmente senza morire. Eccolo là. Non mi voglio suicidare, ragazzi, ma quella parte lì non c'era prima. Il colore dovrebbe essere rimasto lo stesso. La forma è uguale perché non è cambiato l'esterno, quindi. Però il ponte di comando, cioè l'hangar, l'hanno modificato, lo vedo da qui. Mi pare leggermente diverso a livello di texture. Quindi sì, hanno modificato sicuramente il mio mercantile. E hanno aggiunto, ragazzi, la possibilità di costruire le parti esterne. Io lo andrò a fare sicuramente appena possibile. Quindi adesso possiamo costruire pedane, ponti, scale, porte e tenutastagne per andare verso l'esterno. Hanno aggiunto un po' di quality of life per la costruzione degli edifici in generale. Per esempio, adesso è possibile rimpiazzare una parte durante la costruzione. Qui non posso farlo. Quando andremo a costruire, che ne so, una parete, se sbagliamo la parete, potremmo invece di cancellare la parete, costruire sopra quella parete. Senza bisogno di cancellarla, automaticamente dovrebbe fare. Lui dovrebbe cancellarlo automaticamente e pensare lui stesso il sistema a correggere la parete che si desidera, per esempio, installare. Questo immagino che varrà per tutte le tipologie di costruzioni. Hanno migliorato il sistema di costruzione all'interno della fregata, quindi quando noi andremo a costruire una stanza, prima di costruirla, quando abbiamo la visione blu. Quindi l'interno dovremmo riuscire a vedere in anticipo come sarà, come si andrà a disporre. Dovrebbe essere, diciamo, più facile visualizzare quello che andiamo a costruire prima di montarlo, effettivamente. Le fregate che andranno a essere modificate saranno di varie tipologie, quindi troveremo nuove tipologie di fregate nello spazio, a livello estetico, ovviamente. Quindi hanno modificato praticamente tantissime cose. Quindi è aumentata la varietà delle fregate. Adesso, ragazzi, cosa importante, si possono trovare senza bisogno di fare per forza di cose la spedizione, si possono trovare le fregate organiche. Ed è importante. È importante, ragazzi, perché adesso che le possiamo mandare in missione, ci sono possibilità che avvengano eventi random. Che vadano a. Qua non lo specifico in questo, ma da quello che ho capito io, se voi possedete già una navicella organica, è possibile che la fregata vi trovi potenziamenti per quella navicella. Hanno aggiunto, ragazzi, un sistema di feeding, quindi possiamo nutrire le fregate. Questa è di grado S, non si può potenziare perché viene dall'evento. Ma quando andremo a trovare una fregata organica di grado B, per esempio, di grado C, di grado A, quello che volete, possiamo potenziarla andandola a nutrire. Hanno messo un oggetto apposito per farla evolvere. In poche parole, le fregate, come ho detto, possono trovare potenziamenti per la navicella organica e in più possono trovare anche nuovi slot, quindi possiamo aumentare il carico della navicella, praticamente mandandole semplicemente in missione. Dopodiché, continuiamo a controllare la patch. Allora, vabbè, delle porte, delle finestre che danno verso l'esterno l'avevo già detto. Praticamente adesso possiamo costruire all'esterno, vicino praticamente alle mura, alle paratie, possiamo costruire finestre e quant'altro per guardare verso l'esterno, cosa che andrò a fare appena possibile. Le finestre si possono fare anche all'interno, ragazzi, quindi se abbiamo una stanza al centro, per esempio, della fregata, possiamo mettere una finestra per guardare verso il corridoio, quello che vi pare. Allora, ci sarà un'altra spedizione, ragazzi, dovrebbe iniziare domani.
Se mi seguite su Twitch riceverete premi in base al minutaggio, in base a quanto mi andrete a seguire. Ci saranno premi per 6 giorni come sempre, quindi inizieranno domani e poi ci saranno 6 giorni, ogni giorno daranno premi diversi su Twitch. Domani dovrebbe iniziare la spedizione nuova, dovrebbe mettere diverse cose sul piatto, diverse ricompense. E hanno aggiunto anche una cosa utile, praticamente se noi finiamo la spedizione prima del tempo, perché per chi non lo sapesse, solitamente lo Games mette 2, 3, 4 settimane al termine della spedizione perché sono a tempo. Se noi la finiamo in una settimana, non c'è bisogno di aspettare la fine della scadenza della spedizione, possiamo direttamente trasformare il salvataggio da spedizione a salvataggio normale, se vi interessa quella particolare partita. Tutto questo grazie a Nintendo. Davide, ni perché Nintendo se ne parla a ottobre. Quindi in realtà questa è tutta quality of life. Alla fine, No Man's Sky è sempre stato aggiornato. Quindi non possiamo dire che è un gioco che viene lasciato a se stesso. Però probabilmente il fatto che aumenterà l'utenza aiuterà ancora di più. Ragazzi, hanno inserito e migliorato. Cioè, inserito no perché già c'erano. Anche se sono un po' vaghe e blande. Ma in questo sistema non ce ne sono. Quella non conta come nebula. Hanno inserito nelle nebulose, quindi il cielo sarà ancora più spettacolare di prima. Vabbè, hanno messo nuovi macchinari nell'hangar, l'abbiamo visto. Ci saranno alieni e quant'altro. L'hangar è stato migliorato visivamente. Vabbè, questo delle navi organiche ve l'ho detto. La spedizione darà diverse ricompense. Poi vi lascio tutto in descrizione sul video di YouTube con la patch note. Allora, poi hanno migliorato l'ambientazione delle fregate abbandonate, quindi quando andremo a esplorare i dungeon nello spazio, il tipo di esplorazione è stato migliorato per renderlo ancora più accattivante a livello di atmosfera. Hanno aggiunto, ragazzi, i macchinari all'interno, i macchinari industriali all'interno del mercantile. Praticamente costruendo le stanze potremo estrarre risorse dal sistema in cui ci troviamo. Qua dice sostanzialmente metallo cromatico, nidrogeno, solforino e radon. Non so se ce ne saranno altri, ma qui porta questi quattro, quindi o sono solo questi. È già comunque il metallo cromatico, ragazzi, dal momento che non si può produrre con le miniere, questa cosa, ragazzi, è utilissima. Lasciamo perdere i gas, vabbè, i gas si può fare, il gasdotto nel pianeta, ma non si può accumulare il metallo cromatico, quindi sta cosa è veramente bella. Perché sapete quanto me, tanto quanto me, quanto serve il metallo cromatico per fare tutto. Hanno modificato la varietà degli asteroidi. Magari ci facciamo un giro e andiamo a vederli. Aspettate. Hanno modificato gli asteroidi. Hanno aggiunto diverse varietà di asteroidi. Ok, no, non mi interessa. My friend, dati sto. Vabbè, chi se ne frega. Andiamo a vedere se hanno modificato in questo sistema la tipologia. Ecco, per esempio, già questo è diverso. Questo qua così non c'era. Questo ragazzi possiamo trovare pure creature viventi che vivono all'interno degli asteroidi quando li facciamo esplodere. È un po' randomico e dipende dal sistema in cui ci troviamo. Questo sistema, per esempio, se notate ha pochi asteroidi compatti, cioè sono tutti molto separati. E questo è comunque molto diverso dal solito, perché se vi ricordate prima i campi di asteroidi erano molto pieni. Guardate, per esempio, lì c'è un campo di asteroidi più massiccio, andiamo a vedere. Prima questa cosa non c'era, ragazzi. Prima, se vi ricordate, gli asteroidi erano ovunque, non c'era molto spazio libero. Facciamo caricare. Ok, guardate, sono cambiati io, questi sono blu. Adesso, ragazzi, qua in diretta i PNG vanno a estrarre asteroidi per i cazzi loro.
Questo ragazzi secondo me l'hanno messo per chi fa il pirata e solitamente va a massacrare i PNG per prendersi le risorse. Vediamo se c'è qualche creatura vivente, magari mentre spappolo asteroidi. Mi sa che sarà tipo questi saranno eventi random, quelli dove escono le creature da dagli asteroidi. Vabbè, usciamo dal campo così non saltiamo in aria. Ok, vediamo poi cosa hanno aggiunto. Vabbè, come hanno aggiunto diverse stanze, queste le abbiamo viste assieme. Ah, adesso se noi ci andiamo a teletrasportare con la fregata, col mercantile. Ci troviamo sostanzialmente. Possiamo scegliere se farlo in modalità prima persona o terza persona. Hanno aggiunto la terza persona probabilmente per un fattore puramente estetico, per far vedere il mercantile. Perché hanno aggiunto la possibilità di modificare i razzi. Quindi adesso si può modificare direttamente il tipo di reattore. Faccio vedere. Messaggio in arrivo. Chi è? Qui c'è un'altra flotta viaggiatore, vediamo. Prime grado C, ma vattene a fanculo. Torna quando sarai competente. Approfittiamo di questo babbeo per guardare i razzi. Questi sono quelli standard, ragazzi, sono quelli standard. No, non mi interessano i vostri mercantili, andavano a fanculo. Devo trovare il mio, è qua da qualche parte. Vabbè, poi ve lo faccio vedere il mio, ragazzi. Un po' di musica siciliana perché abbiamo anche i siciliani nello spazio. Hanno aggiunto, ragazzi, missioni nuove nel multiplayer. Quindi per la cooperativa, le missioni, quelle per le sentinelle, i pilastri. Poi qua dice Cosmic Voyage. Voyage. Vabbè, sempre nuove missioni per le fregate organiche. Probabilmente queste aggiungeranno. Ah, mi sa che questa è una fregata nuova perché sto tipologia non l'ho visto. Poi vi faccio vedere, raga, lo vedete voi dal patch note che prenderete dal video. Vabbè, dei reattori nei così l'abbiamo parlato. Hanno aggiunto lo scanner planetario, quindi possiamo scannerizzare direttamente tutti i sistemi. Ci possiamo teletrasportare direttamente dentro le fregate, ve l'ho fatto vedere. Questo l'abbiamo visto pure, che i PNG vanno a raccogliere risorse. E hanno messo i corridoi con i vetri. Sto caricando nel frattempo perché ste patch sono praticamente pesanti da visualizzare su Google per qualche motivo. Hanno modificato, ragazzi, vabbè, cazzatelle, le icone dei potenziamenti del mercantile le hanno modificate, le hanno migliorate. Hanno migliorato, ragazzi, ora proviamolo subito. Hanno migliorato la visione a lunga distanza, quindi adesso dovrebbe renderizzare sin da subito il pianeta da fuori dall'orbita. Quindi non dovrebbe essere più blando e sfoglio, dovrebbe già farci vedere da qui cosa ci sta sopra. Ed effettivamente sì. Già ha caricato la mappa, prima non riusciva a caricarla, ragazzi. Cioè ora l'ha caricata completamente, ma già dallo spazio riusciamo a vedere che ci sta sopra. Il che non è affatto male. Ok, vediamo che hanno aggiunto. Vabbè, degli asteroidi che hanno le creature viventi ne abbiamo parlato. Poi vediamo. Hanno modificato il ponte della stazione spaziale, il cargo, se ci potete trasportare dentro. Credo che sia tutto. Moduli industriali, ok. Vabbè, hanno aggiunto raffinatori, container, cose varie. Altre
Altra missione multiplayer infestazione, sempre per giocare, si prende dal Nexus questo, ragazzi. Hanno aggiunto, ragazzi, le tempeste nei campi d'asteroidi. Qua non ce ne stanno perché si trovano in sistemi estremi, credo, o comunque in sistemi particolari, ma potremmo incontrare nei campi d'asteroidi tempeste magnetiche e roba del genere, cosa che prima non c'era completamente. Credo che sia quasi tutto, vediamo. Se qua carica la pagina. Comunque, raga, un aggiornamento immenso, cioè veramente tanta tanta roba. Vabbè, ora c'è il riassunto di tutto, ma già ne abbiamo parlato. Ok, questo è tutto, ragazzi. Come dicevo, l'ultima cosa, domani sicuramente ci sarà ci sarà la spedizione nuova, quindi da domani ci metteremo in missione per fare questo. Io adesso invece mi dedico un po' a costruire roba.